la chiesa dell'Immacolata Concezione nel mercato del Capo a Palermo. E stiamo per raccontare una bellissima storia che comincia con la scalinata d'ingresso nel tempio, diviso in due parti, tre scalini, seguito da un momento di pausa, poi quattro gradini. Già capiamo che facciamo sul serio. Passiamo dalle virtù teologali, fede, speranza e carità, per giungere dopo nella scansione del tempo umano, il 4 che rinvia al quadrato euclideo e che rinvia quindi l'uomo a se stesso. Noi vedremo che non è una semplice ipotesi, perché nella Chiesa troviamo questo aspetto trino e quadruplo ripetuto. Ci troviamo probabilmente in una delle cappelle del barocco gesuita più strepitose, non solo della nostra Sicilia, bensì di tutta Italia. In più di ciò che è l'ornamento parietale, noi vediamo una navata la quale pavimentazione è assolutamente sbalorditiva. La scansione della navata con delle stelle, e queste stelle sono stella mattutina, stella ventis, stella maris. Qual è il proposito della Chiesa? L'allegoria assoluta di Maria che troveremo in questa Chiesa, e in questo caso nella pavimentazione, parlando della dimensione terrena, ella è presentata quale guida assoluta dell'umanità in ogni condizione di tempo, brutto o bello che sia, di notte come di giorno. Abbandoniamo tutto ciò che è scultoreo per parlare esclusivamente di pitture, e tutte queste pitture sono allegoriche che preparano colui il quale, abituato a frequentare questa chiesa, avrà tempo, una vita probabilmente, per capirle meglio, anche perché sono di difficile accesso. Questo soffitto è la legittimità storica di Maria in chiave biblica. Si prepara la buona comprensione di ciò che Maria, nata umana ma per volontà di Dio, è nel contesto biblico, la grande erede delle eroine della Bibbia, che cominciano con Esther, che prese la difesa degli ebrei, per poi giungere alle grandi eroine che furono Gaele e Giudita, cioè coloro le quali non hanno esitato a usare l'arma per difendere ciò che doveva essere difeso. Maria, quindi annunciata debitamente in chiave biblica, sarà la grande trionfatrice assoluta e per i cristiani ultima della serpe, del demonio. C'è un qualcosa di sensazionale qui, cioè dei palchetti della musica, e quando voi contate le canne degli organi sono preciso 33, e abbiamo due piccole statue. Da un lato abbiamo un'ascensione di Maria e dall'altro lato invece abbiamo San Benedetto. Quindi l'incontro nella musica, che è quella del trionfo di Dio, al momento dove lasciamo il terreno per giungere al celeste. Il momento dove giungiamo all'apice della invenzione dell'Immacolata Concezione, in una storia estremamente articolata e complesso nel contesto cristiano, un'idea che ha impegnato ben 19 secoli con un dogma nel 1854. Un bellissimo percorso dal punto di vista squisitamente intellettuale, anche in tutta una simbologia nella quale riconosciamo la Fons Mirabilis, che è un'eredità del Medioevo, della fonte dell'eterna giovinezza, dall'altro lato la porta della casa del padre. Troviamo anche la torre di Davide, cioè Maria è presentato nelle litanie lauretane come la nuova torre di Davide, cioè la legittimità nuova della casa del padre. Troviamo anche lo specchio senza macchia. E sono soltanto alcuni dei simboli riferibili proprio a questa liturgia nuova che ancora oggi viene adoperato nel mondo cattolico.
noi ci accorgiamo che a ciascuna stella sul pavimento corrispondono delle statue poste precisamente in apparente modo di opposizione, quando invece la lettura rivelerà che sono assolutamente complementari, così da creare al lettore più attento un arco di connessione. Noi passiamo continuamente in questa chiesa sotto degli archi trionfali, gli archi del trionfo di Maria. Seguire la navata unica e soffermarci ogni qualvolta troviamo una stella, perché questo sarà il modo corretto di leggerla. Ci troviamo qui su una delle stelle che indicano le stazioni. In una seconda tappa, dopo gli organi e la musica celeste, a contemplare due statue, chiaro riferimento ai noti marianisti Sant'Anselmo e Sant'Ildefonso. Personaggi interessanti, anche se sulla persona di Sant'Anselmo c'è un ragionevole dubbio. Sembra che celebriamo l'Anselmo che ha creato la prima festività in onore di un'Immacolata Concezione, concetto che non era assolutamente ammesso da tutti nell'ambito della Chiesa Latina. Questa santità di Anselmo, diciamo il giovane, è molto dubbia per i profani che siamo noi. Invece c'è un Anselmo molto più famoso che finì la sua vita quale vescovo di Canterbury e che meriterebbe di essere presente in questa chiesa, perché è uno dei personaggi più noti di questo XI secolo. Ildefonso è ancora più interessante perché la sua figura è rispettatissima e venerata sia dalla Chiesa cristiana quanto dai musulmani, perché è un visionario. Sembra che lui abbia avuto il privilegio di un'apparizione della Vergine, la quale gli avrebbe offerto una casulla, un abito sacerdotale estremamente ampio, e anche lui noto per aver scritto riguardanti il tema dell'Immacolata Concezione. Le sante protettrici, con una coppia degli anni 1530-35, per volontà di un certo Pietro Corbino, coppia di una statua famosissima del Francesco Laurana, posta nella cattedrale di Palermo, un vero capolavoro riconducibile agli anni 1460. Papa Gregorio XIII venne a Palermo negli anni 1570 e decise che l'altare dove era posta questa statua, per l'incredibile bellezza di essa, quest'altare avrebbe ricevuto solo ed esclusivamente le messe celebrate per le anime sante del Purgatorio. Per questo motivo il nome fu dato a questa statua di Libera Inferni. Qui ne troviamo una copia. Questa chiesa risale al 1622, cioè siamo proprio all'inizio dell'avventura che porterà la Rosalia di Quisquina, già ben voluta nel XII secolo, a diventare una santa ufficiale del Martyrologium Romanum. 1622 è la peste che si abbatte sulla città di Palermo, combattuta e debellata proprio da Rosalia nel 1624, quando, secondo la tradizione, le sue ossa saranno rinvenute sul Monte Pellegrino. Quindi non c'è dubbio che al momento della costruzione di questo tempio Rosalia è proprio un soggetto di massima attenzione. Questa statua della santa protettrice della città, che ancora non lo è, con ciò che non poteva mancare, allusioni floreali al suo stesso nome di Rosa e di Giglio unito, la purezza in assoluto, la Vergine per eccellenza, Rosalia.
ci sono anche degli elementi che non esistono più e che invece devono essere ricostruiti se vogliamo giungere alla bellezza originale della Chiesa, che imponeva allora che la luce non sarebbe entrata, come è il caso oggi, dai fianchi del monumento, poiché si trovava questa chiesa inventata nel merito di un palazzo diviso in due ali, e che l'unica luce che sarebbe pervenuta nel tempio sarebbe entrata proprio da est, così che il soffitto sarebbe stato luminosissimo, quindi il percorso celeste illuminato, quando invece scoprire lentamente il percorso iniziatico lungo le stelle sarebbe stato avvolto in una penombra propizia anche al raccoglimento. Troviamo anche al nostro fianco, per la nostra comprensione, la nostra ascesi, diciamo gli accademici della Chiesa Latina, coloro i quali si sono battuti a volte come leoni per garantire un canone, un'ortodossia, un modo di fare universale per questa Chiesa. Pietro Damiano. Siamo sempre nel XII secolo e combatté contro le devianze del clero e dei monaci, il traffico delle indulgenze, che ha ricordato a tutti che era necessario la castità, in sostanza. Con Sant'Umberto entriamo nella grande storia. Sant'Umberto di Silva Candida è stato colui il quale ha precipitato lo scisma tra la Chiesa Latina e la Chiesa Ortodossa, scomunicando un certo Michele Cerulario, che era il patriarca di Costantinopoli, il quale, è vero, aveva aggredito e non poco la Chiesa Latina. Se mai ce ne fosse di bisogno per convincerci di questo progredire lento simbologico, noi ogni qualvolta siamo in una stazione annunciata al centro della navata da una stella, ci troviamo al piede delle statue con una vera e propria freccia che punta sul soggetto che dobbiamo capire. Ci eravamo abituati a un percorso lineare che tappa dopo tappa ci portava a una preparazione mistica spirituale di qualcosa da svelare naturalmente quando giungiamo nello spazio sacro della celebrazione della Santa Messa. Interrompendo questa linearità benedettina ci troviamo con due statue sopra tutte le altre in questa chiesa, quelle dei fondatori della Compagnia di Gesù, i gesuiti sopra l'ordine benedettino, ma questo è soltanto per chi guarda senza vedere, perché quando rimettiamo le due statue nel complesso del percorso mistico, noi ci rendiamo conto che uno, tutto ciò che è fatto qui lo è per volontà dei gesuiti, che impediscono alla ricca proprietaria donna Laura Barbera Ventimiglia, morta senza eredi, di non dare questa chiesa all'ordine francescano, bensì di dare spazio a loro, gesuiti, che si occuperanno di tutto l'addobbo che vediamo. Vogliono in questa chiesa celebrare però l'ordine benedettino. Quindi questa ascesi di Ignazio di Loyola e del famosissimo Francesco Saviero si trova non qui in una posizione dominante, bensì in un'ascesi verso coloro i quali sono il vertice dell'ordine benedettino, e che noi scopriremo nell'arco trionfale che precede la zona del santuario. Siamo negli anni 1530, quando probabilmente il basco più famoso della storia, Igno, diventato poi Ignazio de Loyola, nella chiesa più antica di Parigi, Saint-Pierre de Montmartre, decide con il copaesano di Galizia, San Francisco Javier, di dare vita a un nuovo ordine assai ispirato a un'organizzazione militare e
a un ordine preesistente, quello degli umili cavalieri del Tempio di Salomone a Gerusalemme, detti Templari. La loro regola si ispira in tutto e per tutto di quella precedente, il quanto può spiegare magari come mai due papa hanno dato subito la loro approvazione a questa nuova compagnia di Gesù, facendone la seconda super prelatura del mondo cristiano latino. Ignazio rimane famoso nell'immaginario per aver abbandonato la carriera che avrebbe potuto conseguire, quella delle armi, ma al contrario di quanto pensava lui di andare a Gerusalemme, come era stato il caso dei Templari, il Papa gli impone di rimanere a Roma. Sarà Francesco Javier che diventerà il grande viaggiatore. Francesco Saviero sarà prestato in qualche modo a Giovanni II, re del Portogallo, che ha bisogno di un missionario per portare il Vangelo nelle terre di India e del sud-est asiatico. Ed è un personaggio talmente incredibile che lo possiamo paragonare soltanto, mi viene spontaneo dirlo, a qualche Indiana Jones dei giorni nostri. Talmente è stata imponente la sua opera di evangelizzazione. Parliamo di Malesia, parliamo di Giappone, parliamo di Cina. Vedi questo galleone che solchi i mari? L'associazione assoluta dal rosario, i benedettini e l'ordine che ha ricevuto dalla Madonna in persona, il rosario, e accanto all'altro punto che sorregge invece la regola della Compagnia di Gesù, i famosi esercizi spirituali di Ignazio de Loyola. Sopra abbiamo un'evocazione delle croci, che in questo caso non sono riferibili al Golgotha e al martirio di Cristo, quanto si potrebbe in un primo momento pensare. Non è così. Sopra vediamo dei putti pescatori, perché è quello che si fa quando uno si dedica alla evangelizzazione, diventa pescatore di uomini, e troviamo una figura estremamente bella e ardua da capire, del granchio che sorregge un crocifisso. All'origine c'è una storiella: scappa il crocifisso dalle mani di Francesco Saviero, che cade in acqua, e un granchio lo porta fuori dell'acqua tra le sue chele, in sostanza. Io ho cercato di averne anche una lettura in un campo più simbolico, ed è straordinario quello che ne scaturisce, perché il granchio nella simbologia è spesso utilizzato come simbolo di gravidanza, quindi è il momento delle acque che danno la vita, quello che precede proprio il parto. Questo granchio portatore di vita che partorisce il crocifisso, che diventa un simbolo e un modello di vita. Quindi non siamo più in chiave di analisi cristiana, e tuttavia l'approccio anche simbolico regge perfettamente bene. La stella Ventis, in corrispondenza della Compagnia di Gesù, riferimento ai viaggi di Francesco Saviero, ci porta dopo alla tappa successiva, con un nodo d'amore e la figura dei re. Due re che sono poco note, quindi possiamo essere anche stupiti di questa scelta iconografica. Sulla destra della navata unica, re Bemba, che non è mai esistito, è un storpiare il suo nome, qualcosa di tipicamente siciliano. Si chiama veramente Wemba questo re, ed è stato il primo tra i barbari, parliamo di Visigoti, ad essere incoronato, a voler essere incoronato dal Papa a Roma. L'altra figura invece tratta un imperatore, Lotario, e ancora una volta siamo nella grande storia, perché Lotario è la persona che negli anni 800 fu il primo ad annoverare l'istituzione del sacro incoronamento di imperatori a Roma. Ultima tappa in apparenza di questa navata ci porta ai papi, due papi benedettini, entrambi di Palermo, Sant'Agatone
San Sergio il primo, siamo nel VII secolo, e entrambi rappresentano la legittimità papale in un'epoca ancora assai segnata da una ricerca di equilibrio da parte della Chiesa d'Occidente, facendo seguito non solo alle invasioni barbariche, ma anche ai dissensi con la Chiesa bizantina. Interessante questo scandire la navata unica con sette stazioni, perché è il ciclo della creazione, ma l'escatologia sarà giunta qualora entriamo nell'otto, e l'otto qui nella Chiesa non è più terreno completamente, dobbiamo alzare lo sguardo per vedere in vetta proprio alla navata i santi benedettini, i due fondatori, San Benedetto e Santa Scolastica, nonché i più famosi dell'ordine, San Mauro e Santa Gertrude. Noi passiamo nel simbolo cabalistico del sole unito alla luna, le due luci che scandiscono l'intero tempo umano, cioè la notte e il giorno, in un connubio che annuncia l'ingresso nel mondo divino dove c'è solo ed esclusivamente il sole. La simbologia è quella della verticalizzazione, e il lavoro di Pietro Novelli si capisce quando torniamo all'evidenza del buio nella Chiesa quando è stata concepita, così che proprio a mezzodì solare la luce entrava mediante i otto lunoti che si trovano nella cupola come una doccia di luce sul celebranti durante le preghiere dell'Angelus. Il quadro famoso del Pietro Novelli e dell'Ascensione dell'Immacolata, a tutt'attorno al cupolone troviamo i stessi medesimi simboli del Mariani, dell'Immacolata Concezione, ad indicare chiaramente che se le troviamo nella sfera celeste, così come le abbiamo trovato nel pian terreno, diciamo, nella nostra vocazione terrena di essere umani mortali, ebbene lei, essendo stata la nostra guida nel percorso terreno, lo rimarrà nel percorso celeste. A 90 anni dall'inizio dei lavori che hanno impegnati in questa chiesa i medesimi artisti che stavano lavorando sulla sede dei Gesuiti a Palermo, note come Casa Professa, inventiamo la conclusione di tutta questa simbologia, nonché l'ingresso del Tempio. È un po' strano, ma è proprio così, l'ingresso è stato inventato alla fine dei lavori. Questa è l'opera di un gesuita famosissimo, Paolo Amato. Questo portico riserva a suo turno una grande sorpresa, una trinità al femminile, Madre, Figlio, Spirito Santo. Al posto di qualunque raffigurazione tu trovi il cartiglio della Compagnia di Gesù, IHS, pronunciabile Jesus. Qui viene schierato un vero e proprio esercito in marcia, tutti battendo su un medesimo chiodo, quello della necessità delle regole, di un'ortodossia, e essendo in questo legittimati da una perfezione nella storia, così come nell'approccio spirituale alle cose del tempo. Maggiormente a servizio di questi interessi c'è l'ordine benedettino, l'unica istituzione stabile del lungo e tormentato Medioevo, che trova nella Novissima Compagnia di Gesù un'istituzione capace di prendere il relè, in particolare riguardante il tema dell'Immacolata Concezione.